Ci sono scritte delle bestemmie, quindi chi non le vuole leggere non deve vedere quello che vi sto per mostrare. Ehi là, salve, sono io, Topolino! Queste cose vanno viste. Sua Santità, è scoppiato uno scandalo. Ma sapete che hanno tappezzato Napoli di manifesti con bestemmie? Napoli Shock, manifesti con bestemmie, che più esplicite non si può. Con cui Napoli si è svegliata. Buongiorno, porco Dio! Erano gratuite. Sono apparsi di fronte a delle scuole, alle chiese, ai supermercati. Tra l'altro disturbava, anche se tu sei laico. Un vero e proprio festival della bestemmia. Di questo e di altro parliamo dopo la pubblicità, torniamo fra 3 minuti. Tonno Io Cane! Qualità pinne gialle. I Madonnari di Napoli contro la blasfemia al Festival delle Arti Censurate. A scatenare le polemiche sono stati poster con delle bestemmie. I vostri artisti hanno inondato la città con il manifesto porco. Porco. Questo è stato il vostro manifesto. Porco. Porca Madonna, lei è un vero professionista. Allora, siamo tornati in diretta. Posso dire che non c'è fine all'incredibile. La povera città di Napoli, in ginocchio per questo bambino ucciso, si trova già a dover affrontare anche le bestemmie sulle copertine dei giornali per bambini. Guardi, mo lo conosci scemo. Io non posso dare dell'imbecille ad un collega, ma in questo caso glielo do. Allora avevo ragione cosa a dire che si scemo? Imbecille. La città di Napoli ha subito un oltraggio veramente incredibile e intollerabile. Bestemmie en plein air, scritte a caratteri enormi. Cazzotti in pancia alla nostra tradizione. Questa è ridotta male, amico. Chiudi quella bocca! Grazie al lotto per mille, ci siamo fatti molto. Butta fuori quella puttana! Insomma, c'è a Napoli un festival sulla blasfemia, scrive il Corriere della Sera. Hanno preso 2 locandine che riguardano proprio i bambini, Topolino si può dire, e il simbolo della Disney, che sarà anche lì felicissima, con queste faccio anche fatica a commentare questa notizia, Nicole. Ma il festival esiste? Io non so se esiste. Come no, esiste, i manifesti sono abusivi. Attenzione! Sono abusivi. Tutte opere installate senza autorizzazioni. Senza autorizzazioni. Bestemmia libera. Si tratta di un reato bestemmiare una divinità, eh? Qui siamo di fronte a delle bestemmie. Porco Dio! Appiccicate sui muri di Napoli. Ma secondo te chi li ha messe queste bestemmie appiccicate sui muri di Napoli? Bisognerà investigare su questo grande mistero. Chi poteva avere un interesse, un'attenzione, un'inclinazione a fare un'operazione di questo genere? Io a Napoli non ci sono mai stato, Dio cane! Allora, sarebbero stati degli artisti che sono venuti in osteria allo stadio pieno. Artisti che il mondo intero ci invidia. Direttore! Il quotidiano La Repubblica invece ci fa sapere un maxi cartellone 6 metri per 3, poco visibile, nei pressi della Basilica di Santa Maria della Pazienza. Ci vuole tanta pazienza in questo caso. Lei è un paziente che non ha pazienza! Abbia pazienza! Quindi torneremo tra poco a occuparci ancora di questo bambino e poi di Denise. Colleghiamoci con la nostra inviata a Napoli. Io non so se tu hai visto... Che dirvi, squallore e tristezza. Un professionista notevole. Ecco la ricompensa per aver assunto gente malata. Questi manifesti sono comparsi proprio in queste ore. Tutta Napoli è sconvolta per il lutto del piccolo. Prendono di mira non solo simboli proprio legati al mondo dell'infanzia, ma anche manifesti elettorali. Porco Dio! La direttrice artistica Emanuela Marmo spiega che i manifesti disseminati per la città, attribuibili ad alcuni degli artisti che il mondo intero ci invidia, aggiungerei... Ritorno a dire che è un imbecille, naturalmente. Si tratta di un progetto autonomo, tipico del suburb advertising. Che figura di merda. Si chiamano subvertiser. Sovvertitori. Okay. Perché tutto questo? Chiedono l'abolizione, l'avvocato... dell'articolo 703 del codice penale, l'abolizione delle leggi contro la blasfemia. Vabbè, allora ognuno chiede quello che vuole, per carità. Si torniamo sente invece... bisogno effettivamente di essere liberi di bestemmiare, non capisco perché, cioè, conosciamo anche gli artisti, ma direi che non è il caso di leggere i nomi. Chi sei? Festival di grande interesse culturale sul quale io non sprecherei una parola di più. E mo vattene, se no te piaschiaffi. Io tornerei al piccolo Samuele. Nicole, cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni? Ma, cioè, vi rendete conto?
Ma siamo veramente il paese dei pazzi, ma in questo caso i pazzi proprio siamo noi. L'etica italiana finisce nella immondizia. Esatto. La cameriera, arriva sta pizza! Io ho detto la pizza napoletana. Per oggi abbiamo scolpito abbastanza i nostri nomi nelle pagine della storia. Assomiglia a tutti, dolce, furba e birichi. E perciò noi gridiamo, viva Topoli, solo tu, Topoli, puoi capire, Topoli, mille, mille sogni di un bambino. Oh, oh, oh. Noi gridiamo in cuore, viva e viva Orassi, sì. Topoli, Topoli, viva Topoli.